Buonasera, il mister è pronto a rispondere alle sue domande. Davide Franceschiello, prego. Non me l'aspettavo. Mister, la sensazione, sia dopo la partita di Catanzaro sia dopo quella di oggi, che gli avversari vengano, ci studiano alla perfezione e poi nel secondo tempo ci regalano la sconfitta e noi invece non riusciamo mai a capovolgere le sorti della partita, e anche in questa volta sembrerebbe che i giocatori non hanno capito qual è il pericolo, come diceva lei in sala stampa l'altro giorno, quando c'è il pericolo da affrontare, non sono riusciti a capirlo. La partita di oggi, torniamo sempre a parlare di un primo tempo fatto in modo eccezionale, non riusciamo a fare gol, palo, parate e quant'altro. Il secondo tempo, alla minima disattenzione, noi prendiamo gol. Se andiamo a vedere il gol che abbiamo preso, sia il primo anche il secondo, siamo disattenti su delle situazioni che, come continua a dire, non percepiamo il pericolo. Poi vai sotto di 1-0, la pareggi e poi prendi il secondo gol, che anche sempre da errore di attenzione, a mio avviso. Poi è normale, poi 3-1 diventa tutto più complicato, un giocatore in meno. Poi non c'è stata più partita, è inutile parlare, dopo l'espulsione non c'è stata partita. È un momento difficile, bisogna cercare di soprattutto stare a testa bassa, lavorare, perché poi il resto, le chiacchiere stanno a zero, bisogna lavorare a testa bassa. Quindi quando ci sono gli applausi uno prende gli applausi, oggi i fischi, è giusto così. Le contestazioni fanno parte di questo mestiere, questo lavoro, è giusto accettare le contestazioni da parte dei tifosi quando non sono contenti, e continua a dire bisogna mettere la testa giù e lavorare, perché evidentemente continuiamo a commettere degli errori soprattutto nel secondo tempo che ci costano veramente caro. Roberto Barbarossa, Tutto Sport. Buonasera mister, una sconfitta pesantissima, è inutile nasconderlo. Come si spiega queste difficoltà che ha la squadra nel concretizzare la gran mole di lavoro e poi questo crollo fisico e anche mentale nei secondi tempi? Ecco, dove pensa di dover lavorare e qual è il rimedio? Ecco, come ce lo spiega? In tutto bisogna lavorare, bisogna cercare di migliorare in tutte le cose. Io non sono convinto del crollo fisico, poi arriva il crollo mentale. Sul 3-1 la squadra è stata in partita, l'1-1, il 2-1, poi non bisogna commettere l'errore di prendere il secondo gol per come l'abbiamo preso. Se andiamo ad analizzare i gol, tranne il terzo gol che è stata una buona azione anche da parte della Ternana, i primi due gol non deve concedere quello alla squadra avversaria. È normale che dopo sul 3-1 tutto diventa più pesante, la testa, le gambe, ma non credo che oggi la squadra abbia perso per il crollo fisico. Continuo a dire che dal punto di vista mentale noi abbiamo pagato tanto, a mio avviso, anche tutta la settimana il derby l'abbiamo pagato tanto dal punto di vista mentale. Oggi siamo partiti benissimo il primo tempo, questo secondo me è stato uno dei migliori primi tempi della squadra, non concretizziamo la grande mole di gioco che produciamo soprattutto il primo tempo, poi il secondo tempo quando le squadre si chiudono e ripartono noi troviamo delle difficoltà, ma se andiamo, ripeto, ad analizzare i gol di oggi, la squadra è schierata tutti sotto linea palla. Il primo, non siamo su un calcio piazzato, non ci siamo messi davanti alla palla, loro hanno buttato veloce, hanno fatto gol. Il secondo, c'era Martino a terra, potevamo e dovevamo fare fallo per interrompere la giocata da parte della Ternana, non l'abbiamo fatto e prende il secondo gol. Poi diventa tutto più difficile. Adesso analizzare e parlare ancora di questa partita è difficile, perché è un momento delicato, un momento difficile per noi, però come ho detto prima, solo il lavoro a testa in giù e pedalare è l'unica cosa che possiamo fare. Antonio Lopez, Rai. Buonasera mister. Qualche settimana fa un collega le ha chiesto se lei si sentiva tranquillo e poi è finito sulla graticola, il collega. Oggi le chiedo la stessa cosa in maniera diversa, si sente in discussione dopo due sconfitte consecutive così? Quando ho iniziato questo mestiere, sono in discussione dal primo giorno, non sono le sconfitte o le vittorie che ti portano in discussione. Dopo due sconfitte, stiamo parlando di 15 giorni fa, dopo la vittoria con la Reggiana si parlava giudizi e valutazioni su tutta la rosa, sulla società, sull'allenatore, erano diversi. Dopo 15 giorni cambiare completamente e parlare di tutt'altro
non sono cose che mi interessano più di tanto, io penso a lavorare. Le valutazioni, se sono in discussione, sono cose della società, a me interessa solo lavorare. Dopo due sconfitte uno deve analizzare le partite, analizzare le sconfitte, analizzare le vittorie, quindi io penso a fare solo questo. Buonasera mister, no, buonasera. Non è una bella serata, né per lei ma neanche per noi, glielo assicuro. Assolutamente. Io ho avuto l'impressione che nonostante ci fosse in campo un solo giovane, un solo giovanotto che era Cimino, nel secondo tempo la squadra ha dato l'impressione di non essere una squadra di categoria. Troppo molli. Troppo? Polli. Non ho capito, molli? Polli, sì. Come... Polli. Non siamo stati ingenui. Di Serie B, perché abbiamo preso gol, ripartenze, abbiamo lasciato il campo a loro, cioè proprio una squadra ruffona, non una squadra di Serie B. Ma quello che ho detto prima, abbiamo concesso delle situazioni all'avversario da palla ferma, il primo gol è nato da un calcio piazzato che battono veloce e noi non c'era un giocatore, nessun giocatore nostro davanti sulla palla. Questa è la mancanza di quello che continuo a dire, di percepire il pericolo, perché da un calcio piazzato poi è nato tutto. Il secondo gol possiamo e dobbiamo fare fallo e non lo facciamo, è evidente che è un momento di difficoltà nostro. Stiamo parlando di 15 giorni fa, parlavamo di altro. Due partite non cambiano, a mio avviso, non devo cambiare la valutazione sui miei calciatori. I miei calciatori, secondo me, a parte queste due partite, guardando il risultato, sicuramente dobbiamo stare zitti, perché il risultato è quello che conta nel calcio. L'impegno, l'attaccamento, la voglia, poi è normale. Gli episodi, come ho sempre detto, condizionano le gare. Questo è stato un episodio che ha condizionato la partita. Io la vedo così. Lo so che per lei non è una bella serata, ma le assicuro, neanche per me, ma neanche per i tifosi, neanche per i miei calciatori, che hanno affrontato una partita dopo una settimana vissuta sicuramente non bella. Non pensiate che ai calciatori non interessi niente perdere o non interessa niente il derby, sapendo quanto era importante per la città. E questo ce lo siamo portati anche oggi. Abbiamo avuto la reazione, la voglia, soprattutto il primo tempo, di mettere in discesa la partita. Non ci siamo riusciti, perché il primo tempo abbiamo tirato 5-6 volte in porta, abbiamo creato tanto, non abbiamo rischiato nulla. Il secondo tempo, questa è l'unica verità, che questa squadra il secondo tempo sbaglia qualcosa, ma non oggi. No, oggi è dall'inizio dell'anno che stiamo facendo questo. È quello che dobbiamo fare. Bogatto, nuovacosenza.com. Salve, mister, io parlerei di sindrome del secondo tempo. Io adesso non riesco a capire, anche perché il primo tempo molto bene, mezz'ora, esce Canotto, la squadra come se perdesse un po' di identità, non riesce più a spingere. E viene affidato il gioco a Tutino. Secondo tempo sembrava un po' di rivedere le azioni di Catanzaro. Ripartenze a sinistra, di nuovo buco, di nuovo gol. Soprattutto quello, magari dove c'è il fallo di Weber a centrocampo sicuramente, però la squadra si ferma, non è ammissibile. Questa è una cosa grave, è giusto quello che dice lei, perché non ci dobbiamo fermare. Come ho detto poco fa, non possiamo prendere gol del genere, noi dobbiamo prendere gol se sono bravi gli avversari. Spesso e volentieri lo regaliamo noi la possibilità di fare gol, ci è capitato e ci sta capitando spesso, e questo secondo me è la cosa più importante, dover lavorare, non è l'aspetto tecnico, tattico o di calciatore. Il primo tempo abbiamo spinto tanto con Canotto perché ha le caratteristiche per spingere tanto in quella zona di campo, abbiamo fatto bene, poi si è fatto male. Purtroppo le caratteristiche anche dei singoli ti cambiano anche un po' il modo di giocare. L'avevamo preparata con le caratteristiche, soprattutto nel lato destro, per spingere tanto. La squadra l'ha fatto molto bene, è arrivata 3-4 volte dentro l'area di rigore, poi il solito palo di Tutino, l'azione del tiro di Forte. Il primo tempo abbiamo creato tanto, il problema nostro è il secondo tempo. Ci dobbiamo svegliare, ci dobbiamo scendere subito in campo e cercare subito di capire. È questo che ci manca. E vi siamo sposato? Buonasera mister. Buonasera. Fermo restando che quello che lei dice è giusto, perché lo vediamo anche noi, sono errori che si ripetono. Io le volevo chiedere due cose. Allora, se l'infortunio di Canotto ha inciso, come sembrava, perché stava facendo un'ottima partita, e poi come pensa proprio di
invertire la rotta, visto che gli errori sono sempre gli stessi? Cioè, che cos'è che non va? Sono i calciatori che non capiscono quello che lei vuole, o lei non riesce ad incidere in una maniera, diciamo così, più forte per invertire questo trend, queste serie di errori che si fanno? Ma spesso e volentieri commettiamo errori di lettura, che sbagliamo la lettura. Se andiamo a parlare degli errori di oggi, l'ho appena detto, come abbiamo preso gol. Per quanto riguarda il discorso di Canotto, stava facendo benissimo, stava spingendo tanto. È normale che poi metti un giocatore con caratteristiche diverse. Marras non stava al 100% perché la partita precedente è uscito per un problemino. Mazzocchi sicuramente ha caratteristiche diverse rispetto a Canotto, perché non è uno che attacca la profondità, ma è uno più di gamba, è bravo magari tra le linee, dentro al campo. Canotto è uno che attacca bene senza palla. Quello ci ha condizionato e abbiamo cambiato qualcosina, però il primo tempo non l'abbiamo visto. Secondo me è l'aspetto mentale che paga tantissimo la squadra, anche se vai sotto di 2-1, ci può stare, però c'era ancora 30 minuti per poter recuperare la partita. No, l'errore che facciamo è che perdiamo ogni volta che subiamo un gol, un'azione pericolosa, perdiamo le nostre certezze, e quello è la cosa più difficile dove lavorare, difficile da far capire, perché poi è quello che poi devi mettere in campo. Noi abbiamo, a un certo punto, abbiamo perso le nostre certezze, come è capitato a Catanzaro. Dopo il 2-0 abbiamo avuto 10 minuti di sbandamento totale. È quello che non dobbiamo commettere, perché le partite si possono riaprire anche all'80esimo, può fare gol e poi rimettere in discussione la gara. Se vai sotto il 3-1 con uno in meno, poi non ha più senso neanche parlare della partita, perché poi è un'altra partita. Walter Leone. Buonasera mister. Buonasera. Giusto per rincarare la dose sul secondo tempo, se non ricordo male, sui 17 gol subiti dal Cosenza ben 15 sono arrivati tutti nel secondo tempo, e in alcuni casi con evidenti errori tecnici proprio del singolo, tipo anche l'occasione del 2-1 di oggi. E poi una cosa positiva che mi piacerebbe sottolineare di oggi, quell'abbraccio di Tutino diretto a lei dopo l'1-1. Sì, l'ha detto bene lei. Purtroppo gli errori noi li paghiamo a caro prezzo. Io non parlo di condizione fisica, perché la squadra corre, sta bene rispetto anche valutando anche l'altra, gli avversari. Quindi da questo punto di vista noi dobbiamo migliorare sull'aspetto, sui particolari. I particolari in questo momento noi facciamo fatica, bisogna continuare a lavorare, cercare di migliorare. Il secondo tempo è un dato di fatto che noi il secondo tempo facciamo fatica, quindi questo è sotto gli occhi di tutti. L'abbraccio di Tutino è un giocatore che dà tanto, come il resto della squadra. Sono contento per lui, mi dispiace che ogni volta, ogni partita prende un palo, una traversa, però abbiamo instaurato un bel rapporto, io un buon rapporto con tutti i ragazzi, lavoriamo. In questo momento vi dico e vi posso assicurare che non è facile per i ragazzi, perché stanno tutti a testa in giù, perché volevano dare una risposta a noi stessi e soprattutto alla gente. Perdere così fa male, però bisogna guardare avanti, anche se è difficile in questo momento e vediamo tutto negativo. Noi dobbiamo cercare di vedere il lato positivo, che bisogna da domani ripartire e pensare alla prossima partita, perché dopo la partita alla Reggiana, non stiamo parlando di 3 mesi fa, stavamo qui a parlare di una squadra vista bella pimpante, con un atteggiamento positivo. Noi dobbiamo ritrovare quell'atteggiamento, quella voglia, e solo la vittoria ti porta poi a lavorare più, in modo più sereno. Buonasera mister, volevo chiederle un'informazione sull'episodio dell'espulsione di Calò. Cosa si è percepito dal campo, visto che dalla tribuna non si è ben capito, e un aggiornamento sulle condizioni di Canotto. Canotto è da valutare in questi giorni, ha sentito una fitta al flessore, quindi abbiamo deciso di non rischiarlo, speriamo niente di grave. Sull'espulsione non lo so, perché non ho parlato con Calò.
se ho per un qualcosa detto all'arbitro sì, ma a quanto pare non, ma io non lo so, che sappia non all'arbitro è stata una percepita una parola è stata no mi viene difficile giudicare una cosa che non ho visto e non lo so esattamente cosa ha detto. Visto che non c'è un fallo di gioco, si può immaginare che sia una parola, credo, ma probabilmente sì, non detta all'arbitro e magari travisata. Allora, ragazzo. Ma Sky non sa cosa c'è nella testa di Calò. A chi era diretto non si saprà mai. Un attimo solo, il microfono. Sì, Zuccone, io mi aspettavo Zuccone oggi in campo, se avremo la possibilità, visto che Calò adesso è squalificato. Silenzio per favore. Abbiamo la possibilità di vederlo in campo, Zuccone. Sì, Zuccone adesso sta meglio rispetto a da quando ha subito l'infortunio. Oggi ho deciso di schierare Brazzic e Calò, perché rispetto a Zuccone a livello fisico stanno meglio. Adesso ci mancherà Calò e farò una valutazione, vedremo come sarà in settimana Zuccone, ma sta meglio. Come avevo detto di Florenzi, che stava bene, infatti a mio avviso oggi ha fatto molto bene fino a quando dal punto di vista fisico ha retto. Silenzio, quindi valuterò in settimana, però Zuccone adesso sta bene.